arriva la prima banca al mondo che permetterà di mettere in stake i propri Ethereum su Ethereum 2.0, mentre c'è un nuovo spauracchio che aleggia sul prezzo di Bitcoin, un nuovo potenziale sell-off che potrebbe portare al ribasso i prezzi, ma non tutti gli analisti la pensano così. E intanto continua la cavalcata dell'adozione dei prodotti cripto da parte di banche digitali, nuove banche e servizi finanziari. Come al solito, tutte queste e altre importantissime news riguardanti il mondo delle criptovalute di questa ultima settimana le vediamo insieme dopo la sigla. Bentornati cari amici e amiche qui sul canale del TG Crypto per un nuovo appuntamento con informazione settimanale nel mondo delle criptovalute. Come al solito, prima di iniziare vi invito ovviamente ad iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto, ovviamente ad attivare la campanellina per ricevere tutte le notifiche ogni qualvolta esce un nuovo video e ovviamente se il video vi dovesse piacere lascia un bel mi piace. Ma bando alle ciance, iniziamo subito con le news perché Saigon Bank è una banca digitale svizzera ed è la prima al mondo a consentire ai propri clienti di mettere in stake i propri Ether su Ethereum 2.0. La banca metterà quindi a disposizione degli utenti un'interfaccia semplice e intuitiva per poter mettere in stake i propri Ether senza doverli spostare nei propri wallet. Il prezzo di Bitcoin è ancora stabile tra i 25 e i 33 mila euro, oppure i 30 mila e i 40 mila dollari, ma questo momento di lateralità, secondo alcuni analisti, non è altro che la quiete prima della tempesta. La tempesta dovrebbe scatenarsi verso la metà di luglio, nello specifico dal 12 e il 17, cioè le date che coincidono con il rilascio, ovvero lo sblocco, della possibilità di vendere sul mercato secondario le azioni di Grayscale. Grayscale è il più grande gestore patrimoniale per asset crittografici al mondo e proprio con il suo prodotto di punta, il GBTC, cioè Grayscale Bitcoin Trust, dopo 6 mesi dall'acquisto queste azioni possono essere sbloccate e quindi essere rivendute sul mercato secondario, cioè agli utenti retail. Alcuni analisti hanno fatto notare come la precedente data di rilascio, che era verso aprile, è coincisa con il ribasso dai massimi di 65.000 dollari di Bitcoin fino agli attuali 30.000 dollari. E pensano quindi che questo nuovo sblocco potrebbe innescare una nuova pressione ribassista e quindi riportare nuovamente al ribasso i prezzi. Non sono tutti d'accordo, però, secondo altri analisti, questo sblocco delle azioni di Grayscale potrebbe essere anche una notizia positiva, stando alla tesi secondo la quale molti di questi investitori istituzionali avrebbero acquistato le azioni del fondo del Grayscale Bitcoin Trust tramite la presa in prestito previa di Bitcoin. Pertanto, una volta che queste azioni potranno essere vendute nel mercato secondario, le venderanno, incassando la differenza una volta restituiti i bitcoin presi in prestito dai vari servizi di collateralizzazione. Bisogna poi, in fin dei conti, anche ricordare che questo è semplicemente uno sblocco formale, non è detta che a quelle date poi tutti gli investitori vendano le proprie azioni del fondo. Potrebbero anche semplicemente continuare a detenerle per un periodo più lungo di tempo, venderle magari solo in parte, oppure riacquistarne ancora delle altre. Nuovi guai all'orizzonte per il più grande exchange di criptovalute al mondo, Binance. Gli attacchi dagli organi regolatori, istituti bancari e studi di legali sembrano mai arrivare da tutto il mondo. Ai recenti attacchi infatti portati avanti dal Regno Unito, come riportavamo nel servizio precedente, ora si unisce anche la Thailandia, l'Ontario e le isole Cayman. Oltre questo, Barclays, il gigante britannico bancario, ha fatto anche sapere di aver sospeso la possibilità a tutti i suoi clienti di fare pagamenti verso Binance, quindi di fatto depositi, tramite carte di credito e debito. Oltre ciò, Binance, probabilmente in seguito proprio a questo inasprimento nei confronti del Regno Unito, ha fatto anche sapere di aver sospeso momentaneamente tutti i depositi in entrata, quindi bonifici in entrata, tramite il circuito bancario SEPA per i bonifici. In più, dall'Italia è anche partita una class action dallo studio di avvocati Lexia per quanto riguarda un insieme di trader che operavano sui mercati future che hanno riscontrato delle perdite dovute ai continui momenti di sospensione del servizio in momenti di forte volatilità dei prezzi. E per questo avrebbero fatto causa a Binance e ovviamente a tutto ciò è arrivata la risposta dell'exchange
per voce direttamente del suo CEO, Changpeng Zhao, che ha ribadito come loro in realtà sono sempre stati molto proattivi nei confronti dei vari organi regolatori, collaborando con le forze di giustizia e implementando tutti i servizi di sicurezza possibili e immaginabili per gli utenti. Oltre a questo, è ormai da un po' che Binance sta sempre di più assumendo nuovo personale da inserire nel team compliance, tant'è che in poco tempo l'ha praticamente raddoppiato, e per sopperire alla rimozione del servizio di bonifici SEPA per i depositi hanno tolto le commissioni per i depositi fatti con carte di credito. La finanza decentralizzata diventa più istituzionale, ma meno decentralizzata con Aave Pro. Il famosissimo protocollo di lending Aave ha annunciato il lancio del suo nuovo servizio Aave Pro, dedicato a tutti i clienti istituzionali che, dopo aver eseguito le pratiche di registrazione e Know Your Customer, potranno accedere a tutte le funzionalità messe a disposizione dal servizio di lending in un ambiente però separato rispetto a quello ovviamente utilizzato, quindi rispetto alle liquidity pool eccetera utilizzate da tutti i normali utenti. Come recentemente riportato, il mining in esodo dalla Cina ha trovato un porto sicuro in Kazakistan, paese che ora però ha deciso di tassarlo. La nuova legge firmata il mese scorso entrerà in vigore il 1 gennaio del prossimo anno, cioè il 2022. A differenza dell'atteggiamento della Cina, che ha sostanzialmente cacciato i miners dal paese, l'introduzione della tassazione, se equilibrata, potrebbe creare un ambiente favorevole che riconosca l'intero settore e l'intera industria. Come era facile aspettarsi, a seguito del ban della Cina abbiamo registrato un riaggiustamento della difficoltà del mining con un valore a ribasso di circa il 28%. Ad oggi questo è il riaggiustamento al ribasso della difficoltà di mining più grosso della storia di Bitcoin. Comunque attualmente il valore in hash rate espresso in exahash è intorno ai 100, quindi in risalita rispetto ai minimi toccati subito dopo il ban della Cina, che era intorno ai 70 exahash, ma comunque ancora lontano dai massimi annuali di 190 exahash. La Germania fa un nuovo passo avanti nell'apertura nei confronti delle criptovalute. Dopo aver concesso la licenza per operare nel paese come servizio di custodia a Coinbase, ora dà il via libera, tramite una nuova legge, a dei particolari fondi di investimento chiamati Special Fund di allocare fino a un 20% dei fondi che hanno in gestione sul mercato delle criptovalute. Tramite la Fund Location Act potenzialmente potrebbero essere riversati sul mercato delle criptovalute un totale di 350 miliardi di euro, che ad oggi equivarrebbero a circa il 30% dell'intero mercato. Sicuramente questa apertura da parte della Germania è positiva, vista la sua grande influenza politica che ha all'interno dell'Europa. Visa pronta ad espandere il proprio ecosistema cripto. Durante una recente intervista alla CNBC, il Chief Financial Officer di Visa ha fatto sapere che stanno lavorando per espandere il loro ecosistema legato al mondo delle criptovalute, al fine di rendere la fruibilità di quest'ultime al pari delle normali valute. Visa è da sempre stata più aperta nei confronti delle criptovalute rispetto alla sua concorrente Mastercard, vista anche le innumerevoli carte cripto che sfruttano proprio il suo circuito, oltre alle transazioni già fatte più volte in USDC. Tra l'altro, considerate che in soli questi primi 6 mesi del 2021 le carte cripto che sfruttano il circuito di Visa hanno generato un volume di oltre $1 miliardo. Sull'onda dell'ecologismo per Bitcoin arriva una nuova iniziativa europea da parte di ETC Group. La società emettitrice di uno dei principali ETP su Bitcoin europei ha fatto sapere che acquisterà dei carbon credit per compensare l'impronta di carbonio generata dall'attività del suo prodotto di punta, cioè BTCe, che viene scambiato sulla borsa tedesca di Xetra. Nuova proposta di integrazione delle criptovalute anche dall'Ucraina. Monobank, una banca mobile, ha presentato richiesta alla Banca Centrale Ucraina per poter integrare all'interno dei suoi servizi un exchange di Bitcoin. La conferma da parte dell'istituzione ucraina non è ancora arrivata, ma questo dimostra il crescente interesse a livello mondiale delle istituzioni bancarie per integrare questo genere di servizi. Anche in Germania non sono da meno, tanto che N26, la famosa banca digitale, ha annunciato l'intenzione di voler integrare dei servizi legati alle criptovalute sulla falsariga di PayPal e Revolut nel prossimo futuro. Non ci sono però ulteriori dettagli su con chi faranno la partnership o quando questi servizi saranno erogati, pertanto non ci resta che aspettare.
Ebbene, signore e signori, anche per oggi siamo giunti a conclusione. Io, come al solito, vi ringrazio per l'attenzione. Ovviamente vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale se ve ne eravate dimenticati. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace a questo video. Ovviamente io vi aspetto per il prossimo appuntamento con tutte le principali news riguardanti il mondo di Bitcoin, blockchain, criptovalute, DeFi e chi più ne ha più ne metta. Come sempre, qui sul canale, come sempre, con lo sponsor di The Rock Trading.